Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora oggi rimaniamo sempre in ambito calcio, ma parliamo di videogiochi, visto che pochi giorni fa è uscito il trailer di FIFA 19 ed è uscito un mese fa circa quello di PES 2019. Quindi parliamo di due videogiochi principali per quanto riguarda il calcio, anche se chiaramente c'è sempre il mio preferito che rimane Football Manager, perché lo ritengo molto bello, al di là che il fatto che non si possa giocare proprio virtualmente con le squadre. Detto questo, però, voglio fare una live reaction, comunque vedere insieme quelli che sono i trailer e commentare le modifiche, le novità e un po' quello che sembrano, insomma, le percezioni circa questi due trailer, anche se, come sappiamo, in realtà i trailer dicono ben poco, perché tutto viene in qualche modo esaltato per vendere chiaramente, poi magari ci si trova un gioco non all'altezza di quello che era l'aspettativa. È una premessa, se avete visto due cose qua, lasciate perdere, cioè nel senso non è come lo faccio abitualmente, però ci sono i motivi per i quali l'ho fatto. La maglia intanto è fighissima, volevo dirlo, perché l'ho trovata a Firenze, quindi questa maglia qua per un video va sempre bene. Io direi che iniziamo con PES 2019, ci guardiamo il video insieme e vediamo un po' quello che succede, poi guardiamo FIFA e poi commentiamo confrontando. Ecco qua. I ain't weak, I ain't soft, I ain't got no chill. I get loud, I ain't scared to say what I feel. Add fuel to my fire, bro, get out my face. I'm first, you're second, so stay in your place. I go hard, just to go harder again. Push myself to the limits and come back with the win. Yeah, it's real in the field when you rocking this ill. And they can try to hold me back, but I'm killing it still. Cause nobody wants it better than me, nobody. Here we go, ready or not, we're like questo era PES. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto innanzitutto pochino, anche se qualcosa del gameplay è venuto fuori. Abbiamo visto intanto un Coutinho che potrebbe essere testimonial, anche se c'è questo Beckham che in realtà potrebbe essere proprio Beckham il testimonial di PES. C'è da dire che però al di là del gameplay, che sembra molto bello, anzi le movenze mi piace, a me PES è sempre piaciuto per il gameplay soprattutto, perché comunque ha carenze in tutti gli altri aspetti. Poi quest'anno va anche a perdere licenze UEFA, che secondo me era il punto di forza di PES nel momento in cui PES aveva sì anche le altre licenze, alcune altre licenze, però diciamo che per il discorso generale, la carriera e così via, FIFA è sempre stato un passo avanti rispetto al campionato Master. La cosa bella di PES, che poi mi ha sempre convinto a tenere PES, è che si possono modificare le squadre, anche creare le squadre, i giocatori, quello che ho fatto con la YouTuber Steam, è una cosa che FIFA non fa fare. È una cosa, una carenza da una parte e un privilegio dall'altra. Chiaramente adesso, non avendo licenze UEFA, contando che la Champions League sembra bella giocarla con le licenze piuttosto che senza, cosa che FIFA non aveva fino allo scorso anno, ecco che potrebbero un po' stravolgere le cose, anche se io personalmente sono sempre legato al discorso del gameplay e anche al discorso del fatto che io, utilizzando il PC, si sa che col PC si possono trovare i kit ufficiali nel caso mancassero, come succede sempre su PES, che insomma non ha praticamente le licenze di nulla ultimamente, anche di squadre come la Juventus. Alla fine, con le dovute ricerche su Google, si trovano i kit poi fatti dai fan, insomma cose così. Quindi alla fine il fatto che sia modificabile PES in un certo senso va a compensare quelle che sono le mancanze del prodotto naturale, così com'è. FIFA però chiaramente ha tutt'altro, ha sicuramente alcune licenze importanti, poi il fatto che abbia ancora adesso abbia appunto le licenze UEFA secondo me potrebbe essere una cosa interessante. Ma andiamo a vedere un po' quello che è. La cosa che si è visto su PES 19 è che c'è questa cosa che sarà un po' il punto di forza, contando appunto che mancheranno le cose delle squadre leggendarie. C'è Beckham che gioca allo Manchester United, è un riferimento al Manchester, quello di Beckham appunto degli anni 90, e quindi secondo me lì punteranno molto sulle leggende, cose così. Magari troveremo anche squadre, non so, Juventus nel 90, non so, vorrei dire, potrebbe essere una cosa in più interessante. Certo che ovviamente uno deve, quando acquista il gioco, deve pensare se preferisce la cosa leggende piuttosto che avere licenze UEFA, Champions, Europa League e così via, e potrebbe essere veramente molto interessante. Ora andiamo a cercare FIFA 19, che allora io ho già visto i trailer, no? E devo dire che FIFA 19 come trailer mi ha
è fatto meglio, è più bello, no? Per tanti motivi che adesso andremo a vedere, perché anche se però a me PES affascina sempre il discorso del gameplay, però poi bisogna anche giocarsi per sapere, perché i trailer, come ho detto prima, insomma danno un'idea che poi magari non sono idee, un po' come la realtà delle cose una volta che ci giochi, contando che c'è sempre differenze, c'è tanto, insomma, marketing. Quando eu era criança, sempre sonhei em tornar-me um campeão. É preciso determinação e vontade de vencer. Até mesmo nos momentos mais difíceis, tu tens de continuar a acreditar. Esta é a tua oportunidade de te mostrares ao mundo. Tu és um campeão. FIFA vince nettamente, perché intanto questo video è stato montato come qualcosa di epico, come anteprima PES perde nettamente, come anteprima, perché poi bisogna anche, come detto prima, giocare al gioco. Ci sono, diciamo che la grafica su FIFA sembra quasi innovativa e sicuramente più bella, così come sembrerebbe. Chiaramente quello che ci viene proposto talvolta sono quello che poi noi vediamo nei replay sostanzialmente, cioè nel senso che poi non è che poi giochiamo in quel modo là perché sono riprese diverse e così via, però sembrerebbe che abbiano fatto un upgrade anche il discorso delle foto degli stadi, no? Che è girato anche la foto, lo screen praticamente del Juventus Stadium, Allianz Stadium, che è molto bello di sera, col fatto che appunto la Champions come licenza, quindi sembrerebbe proprio molto bella la grafica, anche se, non mi è, anche se vedendo gli stadi poi di PES, quel Camp Nou al tramonto, mi era piaciuto molto perché comunque hanno dei colori diversi sostanzialmente le due cose, quindi come, proprio come tipo di grafica diverso, PES e FIFA sempre stato, però la qualità è molto alta di entrambi. Sembra più vero il gameplay di PES, proprio così come poi andremo a giocarci, sembra invece più esaltato quello di FIFA, che con questi personaggi perfettissimi nelle sembianze, Neymar, Ronaldo e così via, però poi bisogna vedere anche com'è il gameplay, cioè ovviamente. Sì, sono belle le figure mentre entrano nel campo, che sembrano praticamente uguali, poi magari il gameplay non è all'altezza di quello di PES. Diciamo che bisogna bilanciare un po' le cose, e quest'anno però FIFA mi dà un certo, mi dà veramente curiosità, perché comunque questa licenza è una cosa abbastanza pesante, tenendo conto che comunque, come ho detto prima, a me piace sempre di più la carriera come impostata appunto su FIFA, piuttosto che il campionato master. Con le licenze ci sono delle cose molto più belle, secondo me, però bisogna vedere. C'è da dire che poi ovviamente hanno calcato molto la mano su Ronaldo, che è il testimonial di FIFA, su Real Madrid, e sul fatto che Ronaldo ci ha fatto un gol spettacolare contro di noi. Avete visto la ricostruzione del gol rovesciato di Ronaldo contro Juventus, quindi diciamo che sì, diciamo, il trailer è bello per chi è anche soprattutto anti-juventino, perché ha visto questa cosa qua ripetersi, per noi un po' meno. Poi c'è anche Dybala che è uscito, perché comunque, come sappiamo, Dybala è giocatore punta chiave della Juventus, al di là che se ne dica, ma a livello di mediatico, di marketing e così via, Dybala è il Ronaldo della Juventus per l'importanza che ha, questo è fuori da ogni dubbio. E quindi l'abbiamo visto con la Dybala Mask e col gol che ha fatto in quell'azione là. Poi è tutto molto epico su FIFA, e questo potrebbe ingannare. Gran figata con Ronaldo che parla sotto, gran figata, ma attenzione. Bisogna vedere adesso com'è il gameplay, vorrei vedere un gameplay magari prima di qualcuno che ci gioca in anteprima e poi valutare, anche se poi bisogna avere la console oppure il computer potente con certe prestazioni, lo schermo con certe prestazioni, insomma poi alla fine ci sono gameplay. E da questo però mi sembra molto bella la sfida. Quest'anno, negli ultimi anni, PES è stato un po' quello che ha preso un po' il sopravvento per certi discorsi di gameplay, soprattutto per gli amanti del gameplay, della qualità del gameplay.
quest'anno FIFA potrebbe prendere, riprendersi il primato dopo alcuni anni così così. Diciamo che PES e FIFA da quando coesistono si sono sempre un po' scambiati i primati, alcuni sono sempre stati molto pro PES, molti pro FIFA, con un tendenza verso il pro FIFA. Cioè dire che ognuno predilige qualcosa, se io prediligo ad esempio il gameplay, allora sono sempre stato tendenzialmente verso PES. Se prediligo la verosimilità di quello che si vede, cioè i kit, le licenze, FIFA chiaramente ne ha avuto sempre di più, Adidas che ne ha avuto ultimamente la licenza UEFA. Ci sono altre cose, ognuno ha i suoi gusti, le sue priorità. Diciamo che io preferisco sempre giocare bene, vedere un gioco verosimile, che magari fino a alcune volte non ha dato perché è troppo arcade, però poi i miei suoi gusti. Però quest'anno secondo me la battaglia è molto più pro FIFA o comunque molto più interessante, ecco, tra i due. Vediamo, poi bisogna vedere anche le vendite e quello che viene dietro. Sono molto curioso, quindi aspettiamo di vedere i giochi, di giocarsi o di vedere i gameplay perlomeno, perché comunque non si può giocare a tutto, perché poi alla fine non è che uno si prende due giochi, uno o l'altro. Detto questo, forza io come sempre e in questo caso che vinca il migliore tra i due. Alla prossima, ciao! Paura, paura.